Ciao e benvenuti sul mio canale Vivere Verde Vegan. Io non mi sono mai presentata perché questo canale era nato così per gioco e oggi penso che sia arrivato il momento di dire chi sono. Mi sembra anche giusto perché dopo quello che mi è accaduto al camper ho visto che c'è stata una certa affluenza di iscritti, mi fa piacere perché comunque vedo che ci sono persone che mi stanno vicino anche semplicemente seguendo il canale. Io mi chiamo Natalia, sono una signora oramai di 51 anni. Mi ero fatta appunto il regalo dei miei 51 anni riuscendomi a comprare questo camperino piccolo, grazioso di 30 anni. È che funzionava alla grande. Nella vita ho sempre fatto, mi sono sempre arrangiata, ho sempre cercato un lavoro che stabile, che mi consentisse appunto di vivere dignitosamente la mia vita. I miei studi sono stati, ho fatto il liceo artistico, quindi poi vi dirò anche altre cose. La mia grande passione era la danza classica. Avrei voluto tantissimo diventare come la mia musa ispiratrice, che è stata Carla Fracci. Tant'è che è mancato poco che io potessi entrare, cioè dovevo fare una, quando ero piccolina, dovevo fare una piccola audizione per vedere se riuscivo ad entrare, però non è stato possibile, ero troppo piccola, i miei genitori, insomma, si sentivano un po' preoccupati anche da questa lontananza. Fatto sta che questa mia passione l'ho poi tramutata in quella che è stata una mia, il mio lavoro, nel senso che ho fatto, poi ho studiato, sono stata a 19 anni, mi sono trasferita per qualche anno a Roma e ho studiato danza, non all'Accademia, però ho studiato danza in un'altra scuola piuttosto famosa di Roma, dove lì mi ha dato sbocco comunque nel conoscere personaggi famosi, nel lavorare nel mondo dello spettacolo. Erano più le volte che lavoravo gratuitamente e mi avevano fatto anche proposte di lavoro che sembravano piuttosto importanti, ma poi bisognava scendere a dei compromessi che per me erano alquanto scandalosi e mi sono sempre ritirata indietro perché non riesco a scendere a certi compromessi. Beato a chi lo fa, beato a chi c'ha coraggio, ma io no. Ritornata a Pescara e mi sono riaperta una piccola attività di scuola di danza e poi anche palestra. Ho le mani sporche perché mi trovo vicino al mio camper. Ogni tanto vengo qui a piangere. Che ci volete fare? Sono emotivamente a pezzi e sono una romanticona. Comunque, tornando a me, ho aperto questa scuola di danza che in 7 anni, per mantenere l'attività, ho cambiato 3 locali perché l'ho aperta all'interno di un paese che non era la mia città e quindi ero vista di malocchio perché non ero nativa di quel paese. 7 anni ho cercato insomma di combattere per avere questa attività. Alla fine mi sono dovuta arrendere perché mi stavo ammalando a livello psicologico perché mi stava dando troppo addosso tutta la situazione che si stava creando. Non mi voglio dilungare, ma ho ricevuto anche diversi dispetti. Beh, insomma, non è stata una situazione felice. Quindi rientrata, diciamo, a casa, a Pescara, a casa mia, ho continuato a lavorare presso altre palestre come insegnante di danza. Poi comunque ho fatto anche corsi per diventare insegnante di aerobica, quindi step, spinning, oggi si chiama cycling, bike, ok. Ma insomma mi sono un po' arrangiata. Poi però che succede? Succede che ho 2 bambini piccoli, la casa, la spesa, la palestra, incominciavo a essere un po' stanca e quindi quando andavo a fare lezione, come tutte le insegnanti, devono mettere carica ai suoi allievi. Io invece andavo stanca morta e quindi mi ero resa conto che non ce la facevo più fisicamente proprio, neanche mentalmente.
e sono stata costretta a ritirarmi. E detto questo, avevo una certa predisposizione per una certa manualità, una predisposizione per il massaggio, tant'è che quando avevo la palestra, magari se c'era qualcuno che aveva un crampo, andavo lì, gli risolvevo il problema all'istante, un torcicollo, andavo qualche manovra a istinto. Quindi mi sono detta perché non faccio la massaggiatrice sportiva? Però per fare questo c'era bisogno di diplomi particolari, il discorso era lungo, insomma alla fine faccio la scuola di estetica, divento estetista, quindi studio, mi rimetto nuovamente in gioco a 33 anni a studiare ed è stato bellissimo. Con una mia amica diventiamo socie, riusciamo insomma ad aprire questa attività che è durata scarso 2 anni. Perché ci sono stati all'interno dei problemi logistici e tra le altre cose problemi anche abbastanza seri che ci stavano mettendo veramente in una cattiva strada a me e la mia socia. Non sto qui a dilungarmi perché anche lì pure lei ci è rimasta di M, tradita da una persona a lei molto cara e io giustamente avevo fiducia di questa persona, sta piovendo. Insomma, abbiamo dovuto rivendere l'attività. A quel punto, ritornando al liceo artistico, siccome mi piaceva tantissimo dipingere, già l'avevo fatto precedentemente una mostra a Pescara con la provincia di Pescara, dove mi fecero anche un catalogo, eccetera, eccetera, insomma alla fine decido, vabbè, io qualcosa devo fare nella vita perché cioè, io non riesco a star ferma. Dipingo, rifaccio mostre, vengo apprezzata da diversi critici d'arte, di cui uno famoso in particolare che conoscete tutti, non voglio fare il nome. Avete capito chi è? E quindi vado a Venezia, vado a Roma, vado in provincia di Roma, ritorno a Roma, qualcosa a Palermo, nelle vicinanze pure di Civitavecchia. Beh, insomma, mi sono fatta dei bei giretti con queste mostre, scusate, la ho aperta. Sono di Pescara, perdonatevi. Ho fatto queste mostre e niente, purtroppo anche lì c'è anche una certa chiusura mentale a livello, diciamo che è un ambiente piuttosto maschilista, infatti vanno avanti molti uomini e pochissime donne e io potevo avere la possibilità di andare avanti, ma anche lì, come ho già detto precedentemente, ho avuto dei risvolti negativi a livello di proposte che mi sono tirate indietro. È sconvolgente, ma purtroppo la verità è questa. Nel frattempo non è che sono stata con le mani in mano, cioè io ho cercato sempre comunque di lavorare, di fare qualcosa, mi sono arrangiata a fare di tutto, credetemi, di tutto. Io attualmente sto aiutando un mio zio che ha 80 anni. È rimasto vedovo da un paio d'anni. Io vado a casa sua, il cucino, pulisco la casa perché è l'unica cosa che mi è rimasta da fare. E io proprio con quel tipo di lavoro lì che ero riuscita a comprarmi il camper. Perché con tutte le altre attività precedenti ci ho soltanto rimesso soldi, salute e vabbè. E con questo lavoro qui, aiutando anche un'altra persona a cui precedentemente andavo prima di mio zio e durante il Covid, tra l'altro, perché aveva i suoi figli lontano da casa, molto lontano da casa, solo che questo signore anziano anche lì se n'è uscito un po' fuori di testa e quindi sono dovuta andare via. Mi voleva mettere l'anello nuziale, sapendo che io già ero sposata, voleva che io divorziassi per restare con lui, lasciamo perdere. Quindi ho perso il lavoro anche in quella situazione là. Trovo un lavoro come barista tuttofare all'interno di uno stabilimento balneare qua a Pescara e dopo neanche 2 settimane di assunzione a tempo determinato, lui mi caccia me, caccia altre due ragazze che stava insieme a me, aveva dato di matto
Io a quel punto mi sono vista fare vertenza, cosa che io odiavo fare, ma a 49 anni all'epoca, 48, 49, quando ne avevo, mi vedevo veramente distrutta perché ho detto non è possibile che qualsiasi cosa faccia, alla fine mi vada sempre male. A questo punto, già che la legge me lo permette, perché a tempo determinato né si può licenziare e né ti puoi licenziare, ho deciso di fare quello che era più giusto per me. Quindi anche con quei soldi lì, a parte che ho dovuto aggiustare un po' casa, ho dovuto fare altre spese importanti, insomma alla fine riesco a mettermi da parte questo gruzzoletto, un po' di qua e un po' di là, insomma tra le spese, tra le cose mie, tra i cani, tra anche le agenzie delle entrate e riscossione, perché io sto anche lì pagando delle cose della vecchia attività da estetica, insomma sono riuscita a mettermi da parte questo gruzzoletto e mi sono detta: ho lavorato, ho cercato di lavorare, ho cercato di mettermi nel mondo lavorativo. Non sono stata evidentemente brava io, sicuramente ci sarà stata anche una certa sfortuna nei miei riguardi, una sfortuna di vita. Forse c'ho proprio la, non lo so che c'ho qua l'avvoltoio sulla spalla, perché non è possibile che qualsiasi cosa faccia io vada sempre a finire male. Ho detto tra di me voglio vivere. Ho visto tante amiche durante il Covid avere veramente delle situazioni molto pesanti con i genitori, alcune persone a me care comunque sono morte, stavano già male di loro e col Covid è praticamente finita. In passato ho avuto un'amica che è morta perché aveva problemi al cuore. Beh, insomma, due miei carissimi parenti pure, cioè, lasciamo perdere, credetemi, ho detto basta, io voglio vivere, mi voglio godere, anche se rimango in Abruzzo, mi voglio godere il mondo, mi voglio godere l'Abruzzo. Magari il prossimo anno con il mio camper andrò da qualche altra parte, mi allontanerò piano piano, ma non ce n'è stato neanche il tempo, perché anche lì ha voluto che la vita mi punisse per qualcosa che evidentemente avrò fatto in una vita passata, perché altrimenti non si spiega che qualsiasi cosa io faccia lo autodistruggo, sono autodistruttiva, non lo so, porterò sfiga a me stessa poi tra l'altro, a me stessa, perché una volta che ho comprato questo camper ho detto cavoli, non ci devo neanche più lavorare, quindi voglio dire, anche se stavo pensando di farci qualcosa con questo camper, stavo vedendo proprio con un commercialista di fare qualcosa, volevo aprire o avviare una piccola attività e non ce n'è stato il tempo, non ce n'è stato il tempo. Il venerdì notte o il sabato mattina, sabato, il venerdì, sabato mattina, vabbè, ancora era l'1:27 che quando mi hanno chiamato i carabinieri, io lunedì dopo 2 giorni dovevo andare alla Confesercenti per parlare di questo mio progetto, se lo potevo realizzare, perché era un progetto nuovo, tra l'altro, innovativo da quello che mi hanno detto, perché qua in Italia non c'è. Quindi sarei stata pro molto probabilmente una delle prime ad avviare questa attività. Niente, non ne ho avuto il tempo necessario che qualcuno è riuscito a distruggermi quest'altro sogno, quest'altro mio desiderio. Io non lo so, vabbè, ma il bello è che io adesso mi vorrei ricomprare un camper, ve lo dico con tutto il cuore, io ce l'ho questo desiderio, però ho paura, perché dopo questo che è successo, ho paura, cioè in fiamme, hanno appiccato il fuoco di una macchina e si è bruciato il mio camper, cioè la mia massima preoccupazione dal momento che il mio camper stava vicino casa, comunque in un parcheggio comunale vicino casa, tutto era forse, chissà, qualcuno, qualche balordo me lo poteva rubare, no? Perché comunque rubano di tutto, quindi l'unica cosa di cui veramente mi stavo preoccupando era proprio il fatto che me lo portassero via. Ci avevo messo due, dico due sistemi di allarme. Due, non uno, due. Poi avevo anche fatto in modo che
che se qualche ladro entrava dallo sportello della guida perdesse anche tempo, anche perché io da quello che ho visto su internet mi sono un po' addentrata di come possono fare i ladri, ho pensato che questi entrano, cercano di mettere subito in moto e poi scappano. Io invece che ho fatto, avendo il letto matrimoniale basculante, l'avevo messo giù in maniera che se entravano la prima cosa che facevano prendevano una capernata in testa, quindi sarebbero dovuti andare via oppure entrare e mettere su il letto basculante. Ma anche quello stavo proprio vedendo, stavo studiando il metodo per bloccarlo non definitivamente, nel momento in cui era fermo, in maniera che gli facevo perdere tempo e non avevano la possibilità di portarmelo via, di rubarmelo subito, anche perché con i sistemi di allarme che ci avevo messo era impossibile che me lo portassero via, credetemi, impossibile. Quindi quella era la mia paura. Ma chi diavolo andava a pensare che andasse a finire così? Adesso ve lo faccio vedere, io sono in macchina. Allora, chi l'avrebbe mai detto che andava a finire così? Io nel frattempo ringrazio anche le persone che comunque mi stanno aiutando, che mi stanno in qualche maniera dando qualche soldino per aiutarmi per un eventuale nuovo camper. Sicuramente questa volta farò in modo di metterlo, non lo so, in un parcheggio più sicuro, a pagamento. I rimessaggi mi hanno detto rimessaggi, ma anche lì ho visto foto terribili di rimessaggi che hanno preso fuoco. Quindi io ero più che sicura che il mio camper qui stesse bene. Invece mi sono dovuta ricredere totalmente. Quindi ringrazio queste persone, le persone che mi stanno vicino, la maggior parte di loro sono tutte persone sconosciute, purtroppo è la verità, sconosciute. E io le ringrazio veramente di cuore, ringrazio chi vorrà fare ancora altre donazioni e sicuramente alla cifra non ci arriveremo mai, non ci arriverò mai, ma mi rimetterò sicuramente a fare qualcosa. Oramai di viaggiare per il momento non se ne parla. E ho bisogno di soldi, sì, ho bisogno di soldi, sì. Non mi piace chiederli gratuitamente perché sono piuttosto io a darlo agli altri per come sono fatta di carattere. Io ho avuto diverse persone che hanno chiesto il mio aiuto, sono sempre stata una persona molto disponibile. Quindi chiedere adesso è raro che io chieda aiuto agli altri, è raro, ma in questo caso io non ho voluto dire di no a Matteo del canale Sbragliando quando mi ha proposto di aiutarmi con questo aiuto economico. Insomma, ecco, sotto nel video vi metto in descrizione il link se vi fa piacere, insomma, fate come volete. Io, guarda, mi trovo veramente molto in imbarazzo a chiedere i soldi, perché non, ripeto, non è da me. Poi se un domani riuscirò a riavere un camper, contatterò tutte le persone che mi hanno aiutato e li voglio andare a trovare. Spero di poterlo fare, di poter fare questa cosa qui, spero vivamente di poterlo fare. E io non vorrei più pubblicare cose brutte perché è stato un attimo, un momento della mia vita che mi ha portato a dover pubblicare appunto la gravità della situazione che mi si è creata, cosa che non avevo neanche minimamente immaginato si potesse arrivare a tanto, perché il mio canale è nato come cucina, altamente vegetale. È una scelta personale che io ho fatto. È una cucina altamente salutare, sicuramente. Ragazzi, grazie ancora. Io
Io non voglio piangere più, voglio ricontinuare a sorridere, a ridere, anche se la cosa è dura da gestire. Un abbraccio forte, perché già col fatto che mi seguite sul canale mi fate capire che siete interessati un po' a me.